Ed eccoci di nuovo insieme, 3 settembre, con l'oroscopo e l'almanacco. Oggi è San Gregorio Magno. La frase del giorno, l'aforisma, dice: non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore. Per l'almanacco oggi è il compleanno di una showgirl che ormai da tempo però non si vede in TV. Ricordate? Natalia Estrada, nata in Spagna nel 1972. Auguri! Segno per segno i nostri consigli, la fortuna, l'amore e il lavoro, l'oroscopo di oggi 3 settembre, dall'Ariete ai Pesci. Ariete, chi vi ha chiesto aiuto non intendeva imporvi proprio niente. Siete voi che avete voluto intendere così e adesso vi state accorgendo dell'errore. Troppo tardi per rimediare alle vostre risposte sgarbate. Non desiderate avere gente intorno e quindi rimanere a casa sarà la soluzione migliore. Toro, sentirete la necessità di allargare ulteriormente la vostra cerchia di amicizie e questa sarà la molla che vi permetterà di vincere la timidezza e di riprendere contatto con persone conosciute tempo fa ad una festa. L'idea risulterà ottima e ne uscirà un immediato invito. Gemelli, evitate di contrastare un familiare solo perché non è della vostra stessa idea. Magari la sua risulterà prima o poi anche più valida della vostra. Un cinema per dimenticare le noie e le delusioni potrebbe fare al caso vostro stasera, che sia comico però, altrimenti non riuscirete a reggerlo. Cancro, non buttate all'aria i vostri programmi solo perché qualcuno dice di non poter fare a meno di voi. Non dategli ascolto, è solo la gelosia che lo fa parlare. Piuttosto lasciate che vi accompagni nella direzione da voi prescelta, purché, fatti chiari, poi non se ne lamenti. Leone, dedicarvi solo al vostro benessere è un'idea molto saggia. Adesso dovrete fare di tutto per ritrovarvi e capire quali sono i motivi che vi hanno portato a tanta depressione. Uscire con gli amici a fare 4 salti in discoteca non sarà il massimo per voi, ma la compagnia è brillante e vi riempirà di grosso entusiasmo. Vergine, la vostra meticolosità oggi rischierà ripetutamente di trasformarsi in acuta pignoleria e questo potrebbe non piacere affatto in famiglia. C'è chi non è disposto a sopportare le vostre pretese e potrebbe improvvisamente piantarvi in asso. Bilancia. La giornata si presenta molto complessa. Sensi di colpa per le risposte secche che in certi momenti darete si alternano a momenti di impossibilità a farsi capire. Cercate di lasciarvi coinvolgere dagli inviti dei vostri amici stasera. Non ve ne pentirete. Scorpione, potreste trascorrere una giornata in compagnia dei vostri amici, magari praticando tutti insieme dello sport. Se sarete in montagna, evitate di fumare e riempitevi di aria i polmoni. Risulterà per voi tutto questo molto salutare, vitalità crescente. Sagittario, non sentitevi vittime per qualche battuta detta ironicamente su di voi. Nessuno aveva intenzione di offendervi. Un po' di svago vi farà sicuramente ritrovare la voglia di stare in compagnia di persone amiche. Non siate gelosi di chi fa l'indifferente. Capricorno, potreste dedicarvi a tutto ciò che nel corso della settimana avete trascurato per mancanza di tempo. Sistemare e riorganizzare le vostre cose ha sempre su di voi un effetto piacevolissimo. Fatelo con tutta tranquillità perché la giornata si presta proprio a questo genere di impegno. Acquario, si sta concludendo un periodo estremamente critico. Già da oggi vi sentirete più sollevati. Anche il fatto di poter organizzare la giornata in tutta libertà sarà per voi motivo di equilibrio. Riuscirete finalmente a parlare di sentimenti con la persona amata. Dopo momenti di incomprensione, riprenderete con più slancio. Pesci, riuscirete finalmente ad approfondire certi rapporti d'amicizia appena nati. Si presenteranno ottime opportunità per creare insieme una piccola organizzazione tesa a programmare viaggetti o brevi vacanze in compagnia. Le affinità tra voi risulteranno moltissime. È tutto anche per oggi e buona fortuna!